assolutamente guidata da Maresca come gli è parso e piaciuto, vessatoria dal primo all'ultimo minuto, un rigore inventato che non c'era su Ibrahimovic, e un altro invece mi pareva assolutamente solare dall'altra parte. Io devo dire che ogni qualvolta c'è qualcosa, c'è la Roma di mezzo, succedono dei fatti assolutamente strani, per non parlare di altro, siamo nell'occhio del ciclone, è assolutamente allucinante che si possa andare avanti in questa maniera. Poi sento anche qualche coglione che mi parla di partite, di una partita che è stata poi, io non mi ricordo nel primo tempo che ci siano state delle parate da parte di Rui Patricio. Mi sembra che la Roma poi abbia cerchiato in tutte le maniere, anche perché poi quell'espulsione era sacrosanta, 2-1, poteva essere anche 2-2, perché secondo me c'era anche qualche altra cosa lì in mezzo, però non è questa la situazione per poter andare in paradiso, perché qui sono tutti intenditori per far capire che chiaramente le cose non vanno. Noi sappiamo molto bene che ci sono delle cose da rivedere, si spera di arrivare in posizione ottimale anche a gennaio, quando ovviamente si potrà fare degli acquisti, delle compere. A me la Roma non è dispiaciuta, non mi sembra che due calci di punizione, un rigore e una punizione che poi non so quanti metri ha fatto mettere la barriera, possa in qualche modo vanificare tutto quello che è stato e vantare questi non so di che cosa. Ma lo ripeto, anche qui in mezzo ai colleghi che ho incontrato scendendo, uscendo dalla sala stampa, cioè veramente una manica di cazzari, ognuno non se la prendesse male, dove chiaramente vedono le pecche della Roma da tutte le parti, perché ormai per far capire che tu ti intendi di calcio devi sparare cazzate. E gli atteggiamenti, ripeto, vessatori di un arbitro come Maresca, che ha fatto quasi rimpiangere Orsato, vanno a farsi benedire con quelle che sono state proprio le situazioni, gli atteggiamenti, le punizioni. C'era subito, come partita, come è iniziata la partita, subito ammonizione, mi pare nei confronti di chi era, di Zaniolo, che non vorrei dire una fesseria, perché sto un po' così questa sera, vi dico la verità. Però è chiaro che se tutti noi, anziché cercare di vedere il giusto e di renderci conto che è difficile il campionato di Serie A per la Roma, ma lo è perché la Roma in una maniera o nell'altra ha subito 3 sconfitte con questa 4, che sono tutte quante con dei grandi distinguo, Porcaccio Giuda. Siccome le cose sono esattamente come io ve le sto raccontando, mi sembra assolutamente allucinante che ci sia qualcuno che vede le pecche della Roma e non vede i furti, gli scippi, le rapine a mano armata che vengono fatti alla Roma. Adesso a me francamente della partita di giovedì col Bodo me ne frega il giusto, assolutamente nulla. Però si viene a vanificare tutto quello che era un andamento, un andazzo, unicamente perché c'è un qualche cosa di marcio, di malato, vengono, ripeto, prevenuti con la Roma. Roma bloccata come toccavano qualcuno, succedeva quello che non doveva succedere, e perché noi non abbiamo nessuno a palazzo, questa è la grande realtà. I Friedkin pagano pegno, come l'ha pagato prima ancora l'altra amministrazione, quella di Pallotta, e come ha sempre pagato la Roma in tutte le cose in cui in una maniera o nell'altra poteva dire la sua. Non è questa, ripeto, l'aria per andare in paradiso, però se non si rimane uniti, se non si guarda attentamente quella che è stata la partita, come sono successe le cose, non ci rendiamo sicuramente conto, ripeto, di quanto la Roma ha dovuto subire anche in questa occasione, e ti ritrovi con 0 punti e non mi pare che la Roma meritasse una situazione del genere. Vi do la buonasera, probabilmente se non è dopo, domani mattina, mi rivedrò un'altra 2-3 volte la partita questa sera, come faranno tanti di voi, ma continuo a rimanere dell'idea
che se non apriamo gli occhi e non ci difendiamo quello che ci appartiene, facendoci sentire uniti, uniti come non mai, sarà difficile che le cose possano in una maniera o nell'altra migliorare. Sono convinto che la Roma potrà ancora fare molto bene, siamo lì. Nonostante tutto siamo lì. Non mi dispero, vediamo che capita. Buonanotte gente, e fortissimamente Roma, ora più che mai. Ciao a tutti.